sono tanti modi di viaggiare. Si può decidere di farlo con un piccolo aereo, in modo da essere agili, veloci e da poter guardare il mondo dall'alto. Oppure si può scegliere di viaggiare in un modo decisamente più comodo, avendo un veicolo grande, accogliente, capace di portare tutta la casa al seguito. Anzi, più che la casa, un intero palazzo con tanto di automobile. Il Palaceliner 95 GS è uno dei veicoli più grandi del catalogo Morello, uno dei marchi più prestigiosi di Germania e che si propone a un equipaggio particolarmente esigente in termini di soluzioni tecniche, di spazi e di possibilità di utilizzo. 10 metri di lunghezza, ben distribuiti e affidati ad una meccanica prestigiosa assolutamente prestante come il MAN TGL 12250. 120 quintali di massa complessiva con un motore da 250 cavalli, 7 litri, 6 cilindri, gestiti ottimamente da un cambio automatico a 12 rapporti per portare con sé tutto quanto occorre senza limiti di peso. Pensato per offrire il massimo comfort in qualsiasi stagione grazie a uno scocco autoportante con spessori maggiorati, con ibentazioni in RTM, doppio pavimento da ben 42 cm di altezza utilizzato per la dislocazione di tutta l'impiantistica di bordo, il Palace 95 GS offre 4 posti letto grazie a una vera e propria camera da letto posteriore e al classico letto basculante disponibile anche a movimentazione elettrica. Un veicolo nato per essere senza compromessi, riscaldamento con vettori ALDE distribuiti ovunque nel veicolo, lungo tutte le pareti e anche all'interno del pavimento, serbatoio dell'acqua di eccezionale capienza con 350 litri di acqua potabile, 250 di recupero e 250 di WC e le componenti dell'impianto elettrico con due batterie Exide, ognuna da 210 A, gestite da due caricabatterie Vaeco Perfect Charge per un'autonomia in ogni situazione. Chi decide di optare per un veicolo da 10 metri di lunghezza, da 2,50 di larghezza, da 3,55 di altezza sa perfettamente che non mette al centro dei propri obiettivi la maneggevolezza ma la comodità. Poco male perché il Palace 95 risolve il tutto brillantemente offrendo l'opportunità di portare con sé una Smart Fortwo. Pensato per contenere la piccola di casa Smart, recentemente completamente rinnovata, il garage è servito da 3 portelloni. Uno posteriore ad azionamento elettrico per consentire il passaggio dell'automobile e due laterali per un'ottimale possibilità di fissaggio della stessa. Il tutto naturalmente con serrature elettrificate. Le operazioni di carico e di scarico dell'auto sono veramente molto molto semplici. Infatti è sufficiente abbassare l'asse posteriore agendo sulla pressione delle sospensioni pneumatiche, inserire le apposite rampe che faciliteranno la discesa dell'auto, sbloccare le cinghie di fissaggio e utilizzare il largo elettrico comandabile tramite questo telecomando. Un veicolo di alto livello deve poter contare naturalmente su componentistiche di altissimo livello. È così per la porta d'ingresso fornita da Rhine Composite, completa di serratura combinazione numerica, finestra, doppio gradino esterno ad azionamento elettrico e doppio gradino interno completo di due utili cassetti portascarpe integrati. Completamente riprogettata da Morello e realizzata dallo specialista tedesco Meyer, la cabina di guida offre un cruscotto di derivazione molto automobilistica e al contempo molto elegante. Si caratterizza per diverse possibilità e vani di stivaggio e un'accessoristica particolarmente completa. Tra questi, oltre alla serranda elettrica per il parabrezza, abbiamo i vetri elettrici laterali, l'utile aletta parasole frontale, un cassetto refrigerato, qui con portabottiglie molto utile durante la marcia, oltre naturalmente a tutti i comandi originali della meccanica di base MAN. Al fine di consentire poi il massimo sfruttamento della cabina di guida anche in sosta, Morello ha previsto la possibilità di rimuovere il volante in modo da facilitare quindi la rotazione della poltrona di guida.
Il cuore dell'allestimento di questo Palace Liner 95GS è rappresentato dalla zona anteriore dell'abitacolo, con un living che adotta la sempre più in voga soluzione bar. Quindi un divano L sul lato sinistro da 145 cm di lunghezza, affiancato sul lato opposto da una terza poltrona automobilistica ed un ottimo tavolo che, una volta ampliato, può raggiungere l'eccezionale lunghezza di 1,65 m. Identica in tutto e per tutto alle poltrone che sono presenti in cabina di guida, la terza poltrona è dotata di piastre girevole e consente in questo modo la perfetta visione della TV, con un grande schermo LCD nascosto alle spalle del mobile bar. Di grandi dimensioni e posizionata al centro dell'abitacolo, la cucina si sviluppa in maniera molto originale sfruttando la lunghezza del veicolo, conferendo quindi all'area centrale una inusitata larghezza. Sul lato destro, il Palace 95GS offre un originale e molto capiente dispensa a tutta altezza, a fianco alla quale è collocata la Tech Tower con frigorifero Dometic da 190 litri, completo di scelta automatica della fonte di energia, c'è la frezza separata e sopra questo il forno a gas. Opposto, il blocco cucina si sviluppa a L e offre un pregevole piano che può essere in Morello Sun di serie o, come in questo caso, in resina minerale pigmentata, e si caratterizza per la presenza di un fornello a tre fuochi spinflow, completo di accensione piezoelettrica integrata e coperchio in cristallo temperato che funge anche la funzione di parafiamma, e un doppio lavello con grande rubinetto miscelatore monocomando di derivazione domestica. Non mancano la macchina del caffè e, su un veicolo come questo, con una dotazione accessoristica particolarmente importante, anche la lavastoviglie. Molto ampie, sempre nel blocco cucina, sono le possibilità di stivaggio garantite da un intelligente sfruttamento degli spazi inferiori, grazie infatti a diversi cassetti, tra cui quello porta posate, cestelle estraibili e un originale tagliere. Chi lavorerà in cucina avrà a disposizione veramente grandi spazi di stivaggio dove sistemare tutti gli arnesi utili. Grandi dimensioni e ampi spazi sono poi disponibili nella parte centrale del veicolo per la toilette, qui nella versione premium, con bagno e locale WC separati. Una porta battente garantisce infatti massima privacy e aerazione al locale, ben arredato, completo di WC in ceramica domestica e di un pratico termoarredo che, oltre a climatizzare in maniera estremamente efficace il veicolo, fornisce anche un utile supporto a tutti gli asciugamani. Grandi dimensioni significa grandi spazi, ne beneficia evidentemente la doccia, sviluppata ad angolo e completa di colonna attrezzata, piatto realizzato in vetroresina, illuminazione ed aerazione corrette e un elegantissimo mobile lavabo che è attrezzato nella parte inferiore con diversi utili cassetti. Posizionata sul garage per auto, la camera si compone di un ampio letto matrimoniale con larghezza di ben 165 cm, ottimamente arredato e dotato, oltre che naturalmente di riscaldamento perimetrale e sezionabile per un'impostazione personalizzata della temperatura in quest'area del veicolo, dotato di ampie possibilità di stivaggio garantite da tre pensili posteriori, due armadi guardaroba posizionati a fianco al letto e due pratici armadi a ripiani collocati ai piedi del letto. Palace Liner 95GS è un motorhome esclusivo di altissimo livello tecnico, tecnologico e stilistico, pensato per equipaggi particolarmente esigenti. Un veicolo che è destinato a non far rimpiangere le comodità domestiche e che, grazie alla presenza del garage posteriore per auto, è destinato a non far rimpiangere nemmeno la comodità di un piccolo tender a seguito. Permette di utilizzare questo veicolo come una vera e propria base per esplorare, poi con l'auto al seguito, i luoghi più inaccessibili. Buon viaggio!